Dal punto di vista di un osservatore importante, oltre che di un romano importante, il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, glielo chiedo. Intanto, buongiorno Alessandro. Buongiorno Stefano, come va? Tutto bene, tutto bene. Allora, il vice sindaco di Roma che decide di dimettersi non è una notizia di poco conto, evidentemente, no? Tenuto conto di tutto quello che era successo prima. Viene accusato il cosiddetto tritacarne mediatico. Questa espressione speravo che non apparisse Sì, più e invece è l'ha ritornata. usata Vendola, questa espressione l'ha usata Vendola, insomma, ricevere la solidarietà da parte di Vendola è molto grave, secondo me. Insomma, Vendola, non ci dimentichiamo, è l'ex governatore della Puglia che disse ai pezzi grossi dell'Ilva, un'azienda che ha ucciso tante persone, tanti bambini a Taranto, dica all'ingegnere, riferito all'ingegnere Riva, che poi è morto, pace all'anima sua, che il presidente cioè Vendola non si è defilato. Come dire, delle persone, dei politici che si mettono a disposizione non del popolo, ma di pezzi grossi, di industriali, anche di persone responsabili anche della morte di tanti cittadini italiani. E, come dicevi tu, la notizia non è di poco conto, la Giunta Marino ogni giorno perde un pezzo. Io vorrei far capire ai romani che oltre a delle problematiche di natura legale che coinvolgono assessori arrestati, presidenti della giunta arrestati, funzionari messi lì da diverse amministrazioni della capitale che sono stati arrestati, esistono anche delle problematiche politiche. Ora il vice sindaco Nieri, l'ex vice sindaco Nieri non è indagato, ma dalle carte risulta essere un punto di riferimento di Buzzi, Sì, per cui per ricordiamo, c'è quella opportunità. intercettazione che Buzzi chiede al telefono a Nieri, dacci una mano, e Nieri risponde, come no, assolutamente, va bene, poi ci vediamo pure. Sì, queste persone si mettono sempre a disposizione di persone losche, in questo caso addirittura di persone come Buzzi, che ricordo tutti i romani sono indagati per mafia, cioè per i giudici, per la Procura di Roma esiste un'organizzazione mafiosa nella capitale che ha esattamente le caratteristiche di un'associazione mafiosa, o Ostia, che è una città, insomma, come dire, un municipio molto molto grande, ha delle caratteristiche simili ad alcuni comuni e ad alcune città siciliane, cioè esiste la mafia a Roma, ne prendiamo atto. Ora esistono i mafiosi, esistono anche le persone che danno una mano, forse inconsapevolmente, ma anche questo è grave, ai mafiosi. Cioè persone che si mettono a disposizione di un potere evidentemente parallelo a quel potere, l'unico che dovrebbe esistere in uno Stato di diritto, comunque in una Repubblica, ovvero il potere che appartiene al popolo, alla democrazia, si mettono a disposizione. Ora, la domanda, io saluto tutti i tuoi ascoltatori, sono tanti, i tassisti che mi dicono sempre che ascoltano Non Radio sono Radio loro, e non che ce sono la sono a loro. morte con Marino dal punto di vista politico. Questa è una città che si può permettere ogni giorno che cade un pezzo della giunta Marino? La domanda che i romani si devono fare: Marino sta governando questa città? Non sta governando bene o male, perché tutti sanno che è una città finita nel degrado. Io non l'ho mai vista Roma in questo livello di degrado assoluto. Ma la sta governando? Non la sta governando perché, Stefano? Perché si sta occupando a risolvere delle diatribe interne, i casini che ha internamente il Partito Democratico, B, sta ancora cercando di capire se chi gli si siede davanti o di fianco a Marino sia un delinquente o no, perché ogni settimana scopriamo nuove cose appunto legate alle inchieste mafia capitale. Io da romano mi sento indignato e mi vergogno che la città sia ridotta in questo modo, ed è inaccettabile che questi soggetti che frequentavano ed aiutavano Buzzi e altre persone della gang di Mafia Capitale si lamentino addirittura del tritacarne e non del degrado assoluto che è diventata questa città anche per responsabilità loro. Oh, tra l'altro, qua nessuno parla o se ne parla troppo poco di quello che sta succedendo tra metropolitane, Trenini e quant'altro. Ieri comunque c'è stata l'occupazione a Piramide, perché l'ho letto ieri, vado a memoria, dei binari della metropolitana perché i treni non passavano da 40 minuti, si fermavano continuamente. Ecco, a proposito di tritacarne mediatico, mi pare che addirittura ci sia addirittura poca attenzione nei confronti di un problema enorme che è quello della mobilità con trasporto pubblico a Roma. Insomma, c'è qualcosa, sta succedendo della roba che è inammissibile in qualsiasi paese del mondo, anche il più povero. Ogni giorno c'è l'incertezza
di arrivare al lavoro, perché appunto sappiamo questa vicenda dei rapporti tesi tra lavoratori e azienda ATAC, che fa sì che praticamente i treni vengano bloccati per delle mancanze anche minime, per cui i tempi si allungano, poi si fermano continuamente. Ecco, questo di qualcuno sarà colpa, no? Immagino. Cioè, di chi è colpa? Mia, tua, dei giornali, di chi è colpa? Beh sì, Stefano, il problema è questo, appunto. Da un lato, ripeto, una questione legale. Io ricordo sempre, perché spesso non vengono dette, alcune parole scritte nella relazione del prefetto. C'è scritto che il sistema mafioso si è realizzato secondo schemi e copioni non intaccati dal cambio di amministrazione. Cioè, ovvero, il cambio di amministrazione tra Alemanno, che è indagato per mafia, e Marino, che non è indagato, comunque questo cambio di amministrazione non ha intaccato gli interessi del sistema mafioso. Oltre a questo, che è un problema che ci fa vergognare e indignare che la parola mafia sia associata alla capitale d'Italia, c'è un problema di incapacità politica totale da parte di Marino, che è connessa però con la problematica legale, perché ripeto, se il sindaco non può amministrare, non può occuparsi della problematica dei trasporti, che ricordo a tutti rappresentano anche una perdita di soldi per i romani incredibile, perché il turista che viene e si trova davanti ad un trasporto pubblico da terzo mondo come quello a Roma evidentemente non tornerà più, e quindi ci saranno perdite di introiti per i ristoratori, per gli albergatori, per i negozianti. Roma dovrebbe essere la città più visitata al mondo, dato che ha più di 3.000 anni di storia, ancora prima dell'impero romano. Cioè, non esiste nulla al mondo. Io Stefano, ho viaggiato tutto il mondo per lavoro, facevo il cooperante, sono stato in America Latina, ho visitato meraviglie della natura e delle civiltà umane, ma non esiste nulla come Roma, nulla. Eppure non è una città visitata come Londra, come Parigi, come Madrid. Perché? Perché chiunque prende una metropolitana scappa e sogna di ritornare a casa sua, chi prende un mezzo pubblico. Ora ci rendiamo conto di quanto la negligenza, le infiltrazioni criminali e l'assoluta incapacità di questo PD romano stia facendo tramontare nell'immaginario collettivo anche la bellezza, ripeto, della città più bella e più importante del mondo. Io non so più che fare. Io sto facendo opposizione, sto in Parlamento, come sai, e concluderò il mio mandato in Parlamento, e mi trovo ogni giorno delle questioni che sono inaccettabili. Sai, mi dedico a Roma perché sono romano, mi dedico qui alla questione parlamentare. Ieri è arrivata la richiesta di arresto di un deputato di Forza Italia che si chiama Sarro, il quale è nella commissione antimafia, Stefano, nonché vicepresidente della commissione giustizia, e secondo la richiesta di arresto è l'uomo dei Casalesi, ovvero di una gang, di una banda, un'organizzazione criminale camorrista all'interno della commissione antimafia. Cioè, le cosche inseriscono i loro uomini fin dentro le commissioni antimafia. Cioè, siamo a un livello inimmaginabile, oltre per un romano il fatto che ancora non ci permettano di andare al voto e rieleggere. A questo punto si ricandidasse a Marino e vediamo se domani gli ridaranno il voto. Cioè, stanno salvaguardando delle poltrone. Sai, le dimissioni ieri di Neri servono essenzialmente a dare tempo, no? Marino è con l'acqua alla gola e Neri è in difficoltà perché esce fuori il suo nome, ripeto, non indagato, ma esce fuori nelle inchieste mafia capitale come punto di riferimento di Buzzi. Deve dimettersi, l'hanno spinto a dimettersi per provare ancora a salvare un po' il salvabile e a garantire a Marino qualche giorno di vita in più. Ma tutto questo, queste divisioni, queste lotte per le poltrone, questi giochi di poteri osceni, li deve pagare il cittadino romano che si trova davanti a una città che non è amministrata e che è in mano ai delinquenti, è in mano agli inetti, è in mano alle partecipate che sono diventati dei poltronifici e dei tangentifici. Cioè, il romano è totalmente abbandonato. Perché il Partito Democratico deve risolvere delle problematiche interne. È veramente, c'è da vergognare. Però a proposito di partecipate, siccome questa storia qua di quello che succede sulla metropolitana è veramente qualcosa di tremendo. È chiaro che questo non è responsabilità di questa amministrazione, no? Perché il vertice della gestione familistica, cioè, che è un eufemismo, delle partecipate si è avuto durante la giunta Alemanno, no? Ecco, l'obiezione che viene fatta dal sindaco è che si è cambiato, ci sono dei problemi e adesso gli stanno facendo pagare il fatto che si sia cambiato. Te che rispondi a questa obiezione? Io ripeto sempre che
nella passata amministrazione è responsabile di delitti nei confronti della pubblica amministrazione romana e dei cittadini romani, per l'amor di Dio, ripeto, Alemanno è indagato per mafia, cioè un sindaco di Roma indagato per mafia, c'è veramente da rabbrividire. Ciò nonostante, ricordo a tutti i romani che nelle ultime 4 consiliature ha governato per 3 volte il centro-sinistra e per una volta il centro-destra. Quindi Roma e lo sbando in cui è finita è frutto di 20 anni, cioè è sempre comodo il giochetto del nuovo sindaco di dare la colpa all'amministrazione precedente. Evidentemente l'amministrazione precedente di colpe ne ha infinite, assolutamente. Però che ha fatto Marino in questi 2 anni, oltre ad essersi occupato esclusivamente di San Pietrino o di Via dei Fori Imperiali? Tra l'altro basta sentire molti tassisti o molte persone che vanno in macchina, anche perché in Italia e a Roma delle persone che vorrebbero prendere i mezzi di trasporto non li prendono e prendono la macchina, e questo costa denaro, costa inquinamento, costa traffico, stress e tutto quello che comporta, anche perché non c'è la certezza di arrivare in tempo al proprio posto di lavoro con i mezzi pubblici. Io vado a qualsiasi città d'Europa e noto sempre che c'è o in metropolitana o nelle fermate degli autobus il minutaggio esatto, arriva l'autobus tra 2 minuti, cascasse il mondo, arriva dopo 2 minuti e tu sai perfettamente quando lasci casa e a che ora arrivi al lavoro. Certo. A Roma no, quindi le persone prendono la macchina, maggiore traffico, inquinamento. Ecco, dico, Marino, che ha fatto in questi 2 anni al posto di oltre ad essersi occupato di esultare come se avesse, non lo so, approvato una delibera utile per i cittadini romani, quando il giorno in cui sostituisce, è costretto a sostituire 4 consiglieri comunali arrestati? Cioè, quell'immagine secondo me è l'emblema proprio della pochezza, dell'insipienza politica del sindaco. Il giorno in cui gli arrestano 4, che lui è costretto a sostituire 4 consiglieri arrestati, lui esulta come se fosse passata una delibera per istituire il reddito di cittadinanza per i cittadini romani. Io mi sento indignato, mi auguro in un sussulto d'orgoglio del popolo romano che chieda a gran voce delle elezioni e costringa questo sindaco a dimettersi, e poi deciderà il popolo italiano da chi farsi, il popolo romano da chi farsi amministrare per la prossima consigliatura. Mi pare che questa sia la democrazia. Oh, allora, intanto c'è gli utenti del il treno Roma Lido, che è anche un account Twitter, no? Sai che su questa linea stanno avvenendo delle cose veramente pazzesche, no? Treni che passano ogni 40 minuti, quando arrivano sono già pieni, dentro non c'è l'aria condizionata, poi si fermano, punto. Ieri c'è stato il blocco dei binari per protesta. Dunque, c'è questi qua, questi utenti, ecco, offrono un giro a gratis stasera alle 18 sulla Roma Lido ad Ignazio Marino. Ti aspettiamo a Porta San Paolo. Ecco, ci andrà secondo te? Così, per vedere quello che succede. Ci deve andare, mi dispiace dirlo con la scorta, insomma, ahimè il gradimento che hanno i romani nei confronti del sindaco è molto basso, però questa è una bella iniziativa. Io la prendo la metropolitana quando non prendo il motorino, e una delle grandi battaglie che vanno appunto, che i cittadini, no, devono fare per fare pressione sugli amministratori, appunto costringerli a prendere i mezzi pubblici, perché fondamentalmente solo così forse ti rendi conto della vita reale, che non è quella, Stefano, che si vive qui a Montecitorio, dove, ripeto, per me è tutto irreale. È irreale che all'interno della commissione antimafia vi siano gli uomini dei Casalesi, è veramente irreale. Mentre il mondo reale è la ferrovia Ostia-Lido, sono il 446, il 911, il 301, è il tempo che devi aspettare a Piazza Mancini, è il traffico di Lungotevere, sono i soldi che un giovane romano deve pagare di parcheggio per andarsi a bere una birra a Trastevere. Cioè, questo è il mondo reale. Poi vedi che i soldi dei romani, anche dei giovani romani che non hanno da spendere 10 euro di parcheggio per un sabato sera, vanno dove vanno, a pagare mafiosi o delinquenti o amici di camorristi. Insomma, questa è una città in preda e in mano ai inetti, ripeto, a delinquenti. I delinquenti sai che sono delinquenti e sai come affrontarli, ma gli inetti, gli stupidi, ripeto, gli impreparati sono molto pericolosi, perché oltretutto hanno un'arroganza incredibile. Marino è molto arrogante, si sente, no, l'unico depositario della verità, lui che lotta contro il male, quando, ripeto, non si è accorto che mezzo partito suo è diventato il punto di riferimento del malaffare. Oh, dal tuo punto di vista, che succede? Perché adesso c'è anche questa dichiarazione di Renzi, dice ora mi porti in una soluzione, insomma non verrà sciolto,
il comune, ma sembra sempre più in bilico, perché è un dato di fatto. Ecco, tra l'altro appunto Renzi l'aveva già detto: sei in grado di governare, vada avanti, se no torni a casa. Ecco, secondo te che succede veramente? Il dramma, Stefano, che a Renzi non è che gli interessi particolarmente l'amministrazione di Roma, insomma, che le cose vadano bene. In questo momento gli interessa un piano B, un exit strategy, cioè una strategia di uscita. Quindi fa pressione su Marino, anche perché sa che ogni giorno che passa in più di Marino sindaco si indebolisce maggiormente il Partito Democratico a Roma. Questo sì, è sotto gli occhi di tutti. Però contemporaneamente cerca una soluzione, perché oggi sa che andare a votare tra un mese significherebbe, io non so se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere le elezioni, però certamente prenderemo molti molti voti e chissà che non arriveremo anche al ballottaggio. Per cui, temendo questo, temendo che la capitale d'Italia possa essere amministrata dal Movimento 5 Stelle, prende tempo. Quindi è sempre tutto, come dire, non è mai chiaro. Sì, toglie l'appoggio a Marino, ma non glielo toglie del tutto. È il gioco, guarda Stefano, è questo il dramma in Italia, non sono soltanto i mafiosi o i ladri, i delinquenti, è proprio la logica della politica e della poltrona ad ogni costo, della politica come professione, che uno entra in Parlamento e il suo obiettivo non è fare le leggi per i cittadini, ma stare tutta la vita in Parlamento, per cui il tuo obiettivo diventa la costruzione di un poltronificio, oppure il salvaguardare degli interessi personali, che sono di partito, che sono di bottega, che sono quelle dei lobbisti che ti finanziano la campagna elettorale. Questa è la questione drammatica. Io mi piacerebbe che i romani, o anzi gli italiani, si fossero delle mosche, svolazzassero 24 ore nella Camera dei Deputati e vedessero quello che vedo io ogni giorno e che provo a raccontare, perché è incredibile questo. Anziché, e così è il comune, anziché essere il palazzo che fa le leggi per risolvere i problemi dei cittadini, è il palazzo che pensa a se stesso per risolvere i problemi della politica, e questo sta facendo Renzi. Quindi quello che succederà non lo so. Secondo me Marino ha sempre, io prima pensavo i giorni, quindi ho sbagliato la mia previsione, ha le settimane contate, sai, ora c'è di mezzo l'estate. Può essere che insomma, il giro di Ferragosto lo fa. Dunque, allora, ci sono veramente un sacco di ascoltatori che vorrebbero parlare con te. Le prendiamo due telefonate, Alessandro. 06 88 33 033. Ti leggo questo messaggio comunque che è arrivato al 3775 104 500. Sono un elettore del Movimento 5 Stelle, però volevo sottolineare che questa faccenda dell'ATAC mi sa tanto di boicottaggio nei confronti di Marino. Chi venne coinvolto in inchieste che riguardavano assunzioni selvagge nell'azienda? La Roma di Marino è sicuramente degradata, però è anche giusto sottolineare che certi comportamenti sono almeno ambigui, scrive Gianmarco. Alessandro? No, insomma, io rispetto Gianmarco, si chiama, la sua opinione. E chissà, insomma, però compito anche quello del sindaco e di chi governa valutare e capire se questi comportamenti siano ambigui e immediatamente porre un rimedio, insomma, se c'è qualcuno che sta facendo boicottaggio. Poi non penso, perché Marino, perché abbia a cuore Roma, evidentemente sono anche qui lotte intestine tra gruppi di potere che si stanno sempre spartendo poltrone e stipendi altissimi, stipendi pubblici, insomma, questo è compito sempre del governo di una città rendersene conto. Comunque io non escludo nulla e quindi rispetto l'opinione di Gianmarco. Allora prendiamo il volo, Mimmo, Francesco e Marcello, ma dovete essere rapidissimi. Mimmo abbassa tutto l'abbassabile, perché così si sente questo fischio orrendo, se no vediamo un po' se c'è Mimmo. Mimmo? Buongiorno, buongiorno, sono Mimmo. Vai. Buongiorno Di Battista. Senta, io innanzitutto vorrei possibilmente mettermi in contatto con lei per parlare di alcune cose. Poi la domanda che volevo fare è questa: io ho un piccolo ristorante, diciamo che noi non gliela facciamo più. Sono andato a prendermi i tributi del comune di Roma dell'Ama e i tributi del comune di Milano, e c'è una differenza di quasi il doppio. Per pagare l'AMA. Ora, tra l'altro, il servizio che noi facciamo, che abbiamo, è nullo, perché io l'ultimo mese ho fatto il conto, circa 16 giorni non sono venuti a ritirarmi l'AMA, e quindi io la notte sono costretto a... Più breve, sintetizziamo, dai, vai. Ecco, allora, per quale motivo noi a Roma dobbiamo pagare 42 euro al metro quadrato e Milano deve pagare 25 euro al metro quadrato? Sono le tasse locali più elevate d'Italia, questo è vero, Alessandro, no?
Beh, assolutamente, insomma, Mimmo, innanzitutto per contattarmi basta che chiami la Camera dei Deputati, la segreteria del Movimento 5 Stelle e loro ti mettono in contatto con la mia segreteria, okay. Perché è molto facile, io ho collaboratori che poi ti rispondono e ci mettiamo in contatto, magari ti vengo a trovare al ristorante, basta che mi fai pagare. E, volevo dirti, sì, dipende certamente anche dal fatto che la raccolta differenziata è fatta a Milano da diversi anni e a Roma no. Perché a Roma no? Anche perché c'è stato un monopolista che si chiama Cerroni, il quale è sotto inchiesta, rinviata a giudizio se non sbaglio, eppure lì ha dato in pratica favori a destra e a sinistra per ottenere il monopolio della gestione della Mondezza, che poi è diventata, si è trasformata nell'ex discarica più grande d'Europa, che è appunto Malagrotta. Anche Malagrotta, come l'Ilva, ha causato morte intorno appunto alla discarica. E il problema è della politica, il problema perché? Perché ci mangiano sopra, perché da un lato c'è l'incapacità nella gestione dei rifiuti, che ricordo sempre a Roma viene fatta come facevano gli Etruschi, ovvero si brucia o si sotterra, questo nel 2015, e da un'altra parte appunto lo sappiamo, gli scandali relativi all'AMA, le ruberie sempre fatte da uomini politici che in un certo senso le tangenti sono un modo per restituire a quei gruppi di potere, a quei personaggi loschi, il favore che garantiscono i politici. Questo è il percorso da spezzare. Ci sono degli individui loschi che garantiscono pacchetti di voti, cioè gestiscono quattrini o aziende, quindi sanno spostare dei voti verso quel politico che una volta eletto restituisce il favore sotto forma di tangente. Io, quando noi insistiamo sull'onestà, sulla legalità, sulla trasparenza come battaglia del Movimento 5 Stelle, pensiamo questo, pensiamo che certamente l'onestà non basti, perché occorrono competenze e preparazione, certo. Ma se non c'è l'onestà degli amministratori di partenza, non c'è l'altro di partenza. Allora dovete essere rapidissimi, veramente vi prego, Francesco e Marcello. Francesco, buongiorno. Ciao, grazie per l'opportunità. Intanto volevo ringraziare Alessandro, perché comunque vedere i frutti, insomma, con i vari Battista e Di Maio, per quello che è adesso il Movimento 5 Stelle. Io che seguo Grillo, insomma, da tele più bianco, no? Quindi sono 20 anni. No, volevo soltanto chiedere una cosa velocissima. Secondo me il reddito di cittadinanza e sconfiggere Equitalia sarebbero le due cose che darebbero un po' di respiro a questo paese. Volevo sapere se riusciremo in questa battaglia, e grazie ancora di più. Grazie a te. Beh, grazie a te, soprattutto anche per i complimenti che... Ecco, no, ci siamo. Pronto? Ci siamo, sì, anche, no, ci siamo. Anche per i complimenti, io dico sempre che io, come i miei colleghi, sto facendo il mio dovere, cioè poi posso piacere o non piacere, le nostre battaglie politiche possono essere condivisibili o meno, però io sto rispettando al 100%, così come i miei colleghi, un programma elettorale, e mi sento, cammino a testa alta, che faccio il mio dovere, nulla più, il mio dovere. Forse in Italia le cose potrebbero cambiare se ognuno facesse il proprio dovere. Per quanto riguarda l'abolizione equitaria, abbiamo già presentato una legge che è stata bocciata dal Partito Democratico, cioè è arrivata in aula la votazione e il PD l'ha bocciato. Per noi è intollerabile che la riscossione delle tasse con more, interessi da strozzini legalizzati sia portata avanti da una società per azioni, non da un ente pubblico, per cui secondo noi la riscossione delle tasse deve essere soltanto qualcosa di pubblico e non affidato appunto a società per azioni, e il cittadino deve essere aiutato a pagare le tasse. Cioè, se io sono in difficoltà e non ce la faccio in questo momento, non perché ho rubato, ma perché il carico fiscale in Italia è il più alto d'Europa, lo Stato mi deve dare una mano, mi deve dire: tu devi pagare le tasse, ti do più anni, così tu rientri di quello che devi darci, ma non ti costringo al suicidio certo. O all'illegalità, come fa purtroppo spesso in Italia. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, questa è la battaglia più importante. Qualcuno, il Presidente del Consiglio, che ignora la Carta Costituzionale, dice che è incostituzionale, ma insomma lui ignora, oppure parla di di un modo di fare assistenzialismo. Ecco, per noi l'assistenzialismo sono i vitalizi che dà la Camera dei Deputati o il Senato a condannati, a delinquenti o a amici dei mafiosi, questo è assistenzialismo. Il reddito serve a garantire, nell'attesa in cui tu trovi un lavoro e riparte l'economia, che ripartirebbe proprio grazie al reddito di cittadinanza, serve a garantire una vita dignitosa, non sotto la soglia di povertà, e questo riuscirebbe anche a spezzare l'orrenda circolo vizioso del voto di scambio, perché Stefano, nel momento in cui io
vivo dignitosamente, comunque sia campo dignitosamente con 780 euro, certamente non mi permetto di fare una vita straordinaria, certo, ma riesco a portare a casa da mangiare, mi vendo anche molto meno quel voto come avviene in alcune realtà in Italia dove i cittadini purtroppo spesso anche costretti dalla fame si vendono il voto per 50 euro, un buono benzina, un pacco di spesa oppure la promessa che una suocera venga ricoverata in una struttura pubblica, perché ormai questo è il voto di scambio, un tempo ci si vendeva il voto per un posto di lavoro, no? Nella pubblica amministrazione, oggi non più, non c'è questo, la gente si vende il voto per 50 euro, quindi il reddito di cittadinanza serve a garantire dignità e soprattutto a spezzare questo orrendo voto di scambio che purtroppo è uno dei cancri che ci sono in Italia. Allora prendiamo l'ultima, rapidissimo, Marcello, buongiorno. Buongiorno, rapidissimo, una domanda futuribile, alla luce dell'esperienza della Grecia con Cipro eccetera eccetera, non c'è il rischio, perché tanto qui si va verso, non dico forse come la Grecia, ma comunque molto disimile, non c'è il rischio che appunto la gente esasperata comunque voterà Movimento 5 Stelle, tranne i soliti forse boccaloni che ancora credono nelle ideologie, ma non c'è il rischio che poi, siccome la situazione è talmente incancrenita, degenerata, sottoposta a dei vincoli europei firmata da delinquenti che ci hanno governato prima, che poi il Movimento 5 Stelle non riesca ad ottenere quello che tutti vorremmo e poi di conseguenza la colpa sarà del Movimento 5 Stelle. Questo lo dico perché io che voto Movimento 5 Stelle mi sorge questo dubbio, tutto qua. Grazie, buongiorno. Grazie Marcello, cioè l'effetto Tsipras praticamente, l'effetto Syriza. Il dubbio è legittimo, a me quello che mi ha stupito della questione greca è che Tsipras non avesse pronto nel cassetto un piano B. Cioè, questo mi ha molto stupito e mi è sembrato un comportamento da dilettante. Il Movimento 5 Stelle il piano B ce l'ha e ci sta lavorando da 2 anni in questa parte. Come sai, noi crediamo che euro-austerità siano 2 facce della stessa medaglia. Poi ieri ti sentivo, Stefano, anche tu parlavi della proprietà della moneta, dello stampare moneta, e per fondamentale. L'Italia, come sai, non ha una banca pubblica, una banca sostanzialmente che appartiene a banche private che detengono le azioni di Banca d'Italia, ma poi Banca d'Italia è sostanzialmente controllata. E che tra l'altro non ha appunto non ha autonomia, tra l'altro. Oltre ad essere privata, esatto, non ha neanche autonomia. Quindi... Esatto. Quello che noi abbiamo anche imparato dalla debacle greca è che un paese, soprattutto piccolo come la Grecia, che produce il 2% del prodotto interno lordo europeo, solo non ce la fa. Per cui da sempre, anche dal programma dell'Europei, e su questo ci sto lavorando io con la Commissione Affari Esteri personalmente, stiamo portando avanti delle relazioni per costruire una vera e propria alleanza dei paesi del Mediterraneo, perché al momento in cui saremo compatti, vari paesi, io ricordo che Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia messi assieme rappresentano il terzo PIL a livello mondiale dopo Cina e Stati Uniti d'America, quindi tutti quanti assieme potremmo avere un potere contrattuale che obiettivamente Tsipras non ha avuto, oltre a non aver avuto un piano B di possibile uscita dall'euro, che sarebbe stato, come dire, una carta da giocare su quel tavolo di trattazione, certo, di contrattazione. Non c'è stata questa carta, a me questo mi ha stupito, perché onestamente io ero convinto. Comunque il rischio c'è, insomma, di fare delle cose che siano assolutamente fuori dal mainstream europeo può spingere al ricatto da parte delle istituzioni europee. Questo anzi, si è visto che il ricatto c'è. Certamente l'Italia non è la Grecia, cioè ha un potere industriale, economico e di prestigio maggiore della Grecia. Noi comunque chiediamo una possibilità. Avete visto quello che hanno combinato questi partiti che ci hanno, come ha detto giustamente l'ascoltatore, hanno firmato determinati trattati imponendoci dei vincoli totalmente all'oscuro del popolo, sono quei vincoli che ci stanno distruggendo, noi quei vincoli li vogliamo spezzare, per far questo stiamo costituendo già un piano B e soprattutto stiamo predisponendo, sperando che gli altri paesi ci siano, delle alleanze tra i paesi del Mediterraneo che sono quelli più colpiti poi da quest'euro che non è un euro ma è il marco. Perché sostanzialmente io poi non me la prendo, Stefano, con la Germania, con la Merkel che fanno gli interessi del popolo tedesco, io me la prendo con i governanti italiani che fanno gli interessi del popolo tedesco anziché fare gli interessi del popolo italiano. Cioè, da quando c'è l'euro la Germania ha guadagnato il 25% di competitività industriale e l'Italia ha perso il 25%, cioè c'è stata una vera e propria un travaso di ricchezza industriale dall'Italia alla Germania. Perché? Perché l'Italia con questa moneta forte, prima avevamo la lira che non era una moneta forte, ma attenzione, dire avere una moneta debole non è sempre negativo, perché se ha una moneta debole, certo, puoi esportare, quindi puoi produrre in Italia e esportare all'estero a prezzi vantaggiosi. Avere una moneta forte, essere diventati in un 4,48 il paese dell'euro, ci ha fatto comprare delle merci, il mercantilismo tedesco è molto forte, dalla Germania,
perdendo appunto una produzione industriale in Italia, complice anche la delocalizzazione. Tante aziende italiane, grandi aziende come la Fiat, hanno preso soldi pubblici e poi sono andati a produrre in Brasile, Argentina e Polonia. E anche quello è un effetto collaterale della moneta forte, perché conviene produrre all'estero proprio perché c'è la moneta forte. Allora ci dobbiamo salutare, ti devo giusto per dovere di cronaca riferire che ovviamente tu saprai che sono arrivati un sacco di messaggi che invocano, ma tu hai già spiegato il tuo punto di vista, Di Battista sindaco. Chiaramente il rispetto, cioè se tu all'improvviso decidessi di volerti candidare per sindaco di Roma, secondo me e secondo molti avresti una strada spianata, perché sei romano, sei bravo, sei un bel ragazzo, insomma, quindi figurati anche dal punto di vista dell'immagine. Il fatto che tu ti rifiuti aumenta, diciamo, la stima, no? Perché dice sarebbe facile vincere e sarebbe anche un ruolo di estremo prestigio, però l'hai già ribadito, io ho fatto un contratto con gli elettori e quindi rimango fino a fine legislatura alla Camera. Per forza. Però io te lo devo dire, guarda che qua arrivano veramente un sacco di messaggi, tu lo sai meglio di me, insomma. Io, Stefano, ringrazio tutte le persone. Invito queste persone a pensare che forse alle prossime elezioni a Roma sarà l'occasione, forse per la prima volta, di votare non una persona ma un programma, di votare delle idee. Io chiedo agli ascoltatori che hanno votato Marino se si ricordano un punto del programma di Marino con il quale lui è stato eletto. Se qualcuno mi sa dire oggi: io ho votato Marino perché ha promesso questo. La risposta, ahimè, è no. Nessuno si ricorda un punto del programma di Marino. Ecco, noi speriamo alle prossime elezioni che gli elettori romani voteranno un programma, delle idee. Poi valuteranno al termine della consigliatura, qualora dovesse vincere il 5 Stelle, se questi punti del programma non li abbiamo rispettati o meno. Se li abbiamo rispettati, magari ci possono dare un'altra occasione. Altrimenti non votate mai più il Movimento 5 Stelle, perché un movimento che non rispetta il programma non va più votato. Cioè, questa è l'idea del movimento: non votare una persona. Le persone, Stefano, passano. Le persone, no, e Alemanno era così gradito dopo Veltroni, eppure è indagato per mafia. Marino, ci hanno detto: ah no, Marino adesso cancellerà Alemanno e guarda come ha ridotto Roma. Allora forse non sono le persone, il volto, che cambiano le città, ma una cittadinanza informata e soprattutto il rispetto di un programma. Questo è il sogno del Movimento 5 Stelle, che i romani leggano il programma e decidano se votare 5 Stelle o altri partiti sulla base delle idee e delle proposte, non delle persone. Alessandro Di Battista, grazie, buona giornata, buon lavoro, ciao. Grazie a te, Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.